Bene, abbiamo doppiato, non in modo eccezionale perfetto, però diciamo che come dimostrazione può essere una cosa di cui accontentarsi. Togliamo l'audio originale, mettiamo in muto l'audio originale, lasciamo la colonna, il resto invariato. E adesso vi farò vedere quello che faccio un controllo dell'audio per vedere se è abbastanza alto. Questo è da togliere perché qui parlavo con voi. Ok, allora io in questa circostanza, scusate, questa cosa non l'ho omessa. Prima di farvi vedere il risultato finale, parliamo dell'attrezzatura che ho utilizzato. L'attrezzatura che ho utilizzato in questa circostanza è un microfono, un qualsiasi microfono può essere. Un microfono da 10, 20, 30, 50, più si sale di prezzo ovviamente e più il costo, più il risultato è, ciao, il risultato è migliore ovviamente. Poi ho utilizzato una scheda audio, un filtro anti-pop, esatto, per evitare le P, per chi non lo sapesse, l'anti-pop serve per evitare le PP, perché la P spara, ma anche altre vocali o consonanti sparano aria in un determinato modo e andrebbero a dar fastidio a quello che è il microfono. Poi abbiamo utilizzato una scheda audio, io in questa circostanza ho una M Audio con un mono ingresso appunto per il microfono. Potremmo utilizzare anche un mixer, però il mixer in quella circostanza con il mixer andremmo a perdere qualità audio per via del fatto che bisogna collegare il mixer al computer, ci sono problemi di latenze, quindi è sempre meglio avere una scheda audio esterna o un mixer con scheda audio. Io in questa circostanza ho un mixer con ingresso per il microfono e per le cuffie. Per quanto riguarda il programma che utilizzo, io mi trovo bene con Cubase, ci sono migliaia di programmi che possono andare bene. Alcuni utilizzano Audacity, altri utilizzano Adobe, non ricordo come si chiama. E noi a Roma, cioè noi, io no, ovviamente quando lavoriamo so che non utilizzano Cubase, perché lì hanno i Mac, utilizzano, se non erro, aiutatemi, non ricordo. Comunque, io utilizzo Cubase, Audition non l'ho mai utilizzato. Ripeto, mi trovo bene con Cubase perché è un programma dove posso riversare il video. Non è un programma di editing video, ma è un programma che diciamo ti permette di appoggiare il video e di poterlo riprodurre, di modo tale che avendo il video lì noi possiamo. Ho doppiato una scena di Blow, del film Blow, che adesso ho appena doppiato e vi farò rivedere. Stavo elencando quali sono le attrezzature da dover utilizzare. Ovviamente un computer, delle casse, delle cuffie per potersi risentire. Io in questa circostanza ho utilizzato queste cuffie, ma non è strettamente necessario utilizzare delle cuffie costose. Anzi, alle volte avere due padiglioni, entrambe le orecchie, occupate, può essere un fastidio. Infatti in fase di doppiaggio c'è rimbombo, ma sì, so che c'è rimbombo, lavoro con un PC, nella stanza c'è rimbombo, ma infatti quando doppio non doppio qui. Questa è una circostanza solo per elencare quelli che sono i passaggi che chi vuole affrontare questo mestiere, anche se non è in questa circostanza che si impara il mestiere, però comunque possono essere delle cose che ci aiutano ad entrare in contatto con questo mondo, se abbiamo voglia. C'è rimbombo, ma era solo per una questione di dimostrazione, non c'è insonorizzazione, niente. Dicevo, appunto utilizzo Cubase perché mi permette di riversare il video e di poterlo riprodurre e poi posso utilizzare qualsiasi traccia audio che mi sia utile, quello originale, le colonne e il mio. Sì, ho fatto un corso di dizione e doppiaggio a Pescara, esattamente adesso non ricordo quanti anni fa, però sì, è strettamente necessario per questo lavoro, anche perché se si arriva a Roma o Milano o qualsiasi
sia la vostra esigenza lavorativa, può essere Milano, o Roma, c'è necessità. Più Milano, perché Milano sono un po' più esigenti da questo punto di vista. Roma, bene o male, se non sei del centro, ma sei del nord o del sud, se ne rendono conto, però diciamo sono un po' più permissivi da questo punto di vista. Perché? Perché si doppia a Roma, quindi se hai una sporcatura un po' romana, sì, lavoro, ho lavorato come doppiatore, sto lavorando come doppiatore. Devo un attimo riavviare questa macchina perché ho lasciato casa a Roma, un po' di tempo fa e devo riprenderla. La mia idea è quella di tornare a Roma, anche perché stando fuori non si riesce a fare niente. Sì, è un grande Francesco. Io ovviamente non lo conosco di persona, però ci si incontra spesso nel mondo, sai, ogni tanto ci si saluta, però dire che lo conosco, che è un mio amico, un mio conoscente, non posso dire, ma di tante altre persone che conosco, conosco Andrea Mete, capita che in delle circostanze lavorative ci si incontra, si parla, però ovviamente non sono amici con cui esco, ecco, per stabilire le cose, per differenziare, scusate, non stabilire. Ora andiamo a... vi faccio vedere il risultato del mio doppiaggio. Scusate, CTRL Z perché ho spostato il video. Vi faccio vedere, anche se non ne sono fierissimo, però è la sostrazione e farvi vedere quelle che sono le cose che bisogna fare. Momento che sposto il microfono, tolgo le cuffie e vi faccio vedere. Ciao papà. Sai, mi ricordo una vita fa, quando ero poco più alto di 1 metro. Pesavo al massimo 30 kg, ma ero ancora tuo figlio. Quei sabato mattina che andavo a lavorare con il mio papà e salivo su quel grande camion verde, mi sembrava che quello fosse il camion più grande dell'universo, papà. Mi ricordo quanto era importante il lavoro che facevamo e che se non era per noi, la gente sarebbe morta di freddo. Per me tu eri l'uomo più forte del mondo, papà. Ti ricordi quei filmini quando mamma si vestiva come Loretta Young? E i gelati, le partite di football, Wayne, tonno. Il giorno che partii per la California per poi tornare a casa con l'FBI che mi dava la caccia. E quella gente dell'FBI che dovette mettersi in Scusate. cestino. Quello è il tuo posto, figlio di puttana. Scusate, c'è stato un problema. Ovviamente non causato da me, ma... Che dovete mettersi in ginocchio per mettermi le scarpe, tu dicesti. Quello è il tuo posto, figlio di puttana. Ad allacciare le scarpe a George. Quella sì che fu bella. Fu veramente speciale. Ricordi, papà? E quella volta che mi dicesti che i soldi non sono la realtà? Beh, vecchio mio. Oggi ho 42 anni e alla fine ho capito. Quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore papà. Avrei soltanto voluto avere di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa. Che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. Danzare con le stelle. Ti voglio bene, papà. Un bacio, Giorgio.